Siamo sul letto per un video di libri perché volevo far vedere i miei nuovi cuscini. Ciao bellissimi! In realtà no, sì, sto facendo dei cambiamenti nella camera. Se mi seguite su Instagram, sul real life di Instagram, come credo si chiama lo Snapchat di Instagram, comunque sto facendo dei mini cambiamenti alla camera, ma non è questo il vero motivo per cui non siamo in libreria, è che la libreria è un casino totale. Potrebbe interessarvi un video tipo riorganizzo la mia libreria, il problema è che io non so minimamente come riorganizzare la mia libreria. Quando avrò un piano d'azione allora forse vi potrò fare il video, intanto ditemi se vi interessa o meno. Comunque, oggi siamo qui per fare un book tag e stiamo parlando principalmente del avrebbe assolutamente dovuto book tag. Un tag in cui rispondo a delle domande per cui qualche libro avrebbe assolutamente dovuto essere in qualche altro modo. 1. Un libro che avrebbe assolutamente dovuto avere un seguito. Secondo me è un libro che poteva funzionare benissimo con un seguito, visto che comunque rimane un po' non finito per quanto bello, è Fahrenheit 451 e uno spin-off, ma anche non un seguito, magari un cioè comunque delle pagine in più a quel libro secondo me servirebbero, quindi sarebbe fantastico avere un seguito. 2. Un libro che avrebbe assolutamente dovuto avere una serie spin-off. Te scelgo Harry Potter con uno spin-off sui Marauders. Rowling, se avesse voluto fare dei soldi facili, poteva fare tranquillamente quello invece di fare quella schifezza del Seven Cursed Child. Madonna ragazzi, orribile. 3. Un autore che avrebbe assolutamente dovuto scrivere più libri. Ne ho due e uno praticamente vi rimbomba nelle orecchie, se volete lo diciamo insieme, ed è Alberto Torres Blandina, Il Club dei Desideri Impossibili. In Italia è uscito solo questo, che è assolutamente esaurito. Mi intriga nel pensare che sia stata anche un po' per amia nel consigliarvi magari questo libro che non si è cagato nessuno, 10 copie e via. Bellissimo, tra l'altro ne ho parlato ovunque. Poi non so se lui abbia scritto qualcos'altro effettivamente nella sua lingua, ma non trovo nessun tipo di informazione, quindi boh. Il secondo libro è Le prime 15 vite di Harry August di Claire North, che è uno pseudonimo, non mi ricordo di che nome, però non è importante. Lei è una scrittrice molto giovane che ha scritto principalmente fantasy, che io sinceramente in italiano non riesco a trovare. Soprattutto io vorrei che scrivesse più libri, più maturi, simili alle prime 15 vite di Harry August, che è un mini capolavoro che anche lì non si caga nessuno, probabilmente per quello che non scrive. Se volete farmi un regalo, fatemi un libro loro, tanto io per il momento ho solo questo, quindi tutto il resto della collezione NN editore, NN e editore, se volete regalarmela io sono disponibilissima. 4. Un libro che avrebbe assolutamente dovuto finire in maniera diversa. Tanti libri, però quello che mi è venuto in mente leggendo questa domanda è stato Accettazione di Jeff Van Diemer della trilogia dell'Area X, che è l'ultimo ovviamente capitolo. Devo dire la verità, non è che non sia soddisfatta di come è finita la serie, è solo che è diversa da come me lo aspettavo e speravo che finisse in un modo diverso, quindi direi assolutamente quello. 5. Un libro che avrebbe assolutamente dovuto avere una trasposizione cinematografica. Qui non avevo dubbi perché io correrei a vederlo, vi darei tutti i miei soldi per produrlo, ed è la trilogia di Drive-In, che secondo me sono tre libri belli lunghi e ci sarebbe da fare tipo 5 o 6 film secondo me sopra, e sarebbero uno più bello dell'altro, cioè seriamente è troppo pazzo quella è troppo pazza la trilogia per non essere trasposta in un film. 6. Un libro che avrebbe dovuto assolutamente essere una serie TV. Ho due in realtà, uno a quanto ho letto mentre cercavo di rispondere a queste domande è a un film che mi pare di aver visto in giovane età, ma non mi ricordo e forse non mi era neanche piaciuto, e sto parlando di Cose preziose di King. Secondo me in serie TV renderebbe tantissimo. Mentre un altro libro che serie TV, ma forse anche film, però una serie TV sarebbe molto carina, è Le luci nelle case degli altri, sarebbe interessante. 7. Un libro che avrebbe assolutamente dovuto avere solo un punto di vista. Io i POV, sapete quanto io odio le fanfiction, ma so cosa vuol dire POV e io li odio profondamente. Secondo me è l'incapacità di qualcuno, perché infatti sono nelle fanfiction, di saper descrivere abbastanza bene gli eventi da un solo punto di vista e rendere bene il momento. Quindi ha bisogno di 35 punti di vista che ripetono esattamente la stessa cosa di prima, perché comunque non sapendo scrivere non cambia nulla averne due. Ora, io non ho mai letto libri effettivi pubblicati che avessero il POV dentro, grazie a Dio. L'unica cosa di simile che ho letto in un libro è stato Twilight, che ha il punto di vista di Jacob, e poi mi pare che avesse anche pubblicato un libro dal punto di vista di Edward, il primo,
e secondo me se ne poteva tranquillamente fare a meno. Un libro che avrebbe assolutamente dovuto cambiare copertina. Ce ne sono tanti di libri, però poi alla fine guardandoli bene li ho apprezzati un po' tutti. L'unico che comunque non mi piace proprio, cioè non mi invoglia per niente a comprarlo, per quanto non sia brutta la copertina, ma proprio a me non piace personalmente, è La casa degli spiriti dell'Allende. Allende. Oh madonna, no, me lo sono dimenticata di nuovo. A me quella copertina lì proprio non mi attira, anzi in generale tutte le copertine, mi pare Feltrinelli, Editi Feltrinelli, dell'autrice proprio non mi ispirano per niente, non mi attirano. 9. Un libro che avrebbe dovuto mantenere la copertina originale. La prima risposta che mi è venuta in mente, chiara come il sole, è stata The Fault in Our Stars, ovvero Colpa delle stelle. E cosa più importante, l'ho letto in inglese, quindi io ho il libro con la copertina originale, quella azzurra con le due nuvolette, che io trovo molto carine, di quello che avevamo in Italia, che è la copertina con le manine così, con le stelline, che se la trovo mi viene un brivido. Poi ancora dopo quella con la facciona dei protagonisti in copertina, che io, se c'è una cosa che odio, che non mi piace, che trovo bruttissima, è mettere la foto degli attori del film sulla copertina del libro. 10. Ultima domanda. Un libro che avrebbe assolutamente dovuto fermarsi al primo libro. Sempre queste domande scomode. Il mio problema è che io di saghe non ne ho lette tante. Le ho lette, erano di qualità, perché comunque non rientravano nella zona dei giovani, ma erano saghe di un altro tipo. Ovviamente le prime che vengono in mente sono Divergent, che poteva proprio non farlo quel libro, e 50 sfumature di grigio, che per quanto super 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 iper divertente fosse il primo, poteva anche quello non esistere proprio neanche il primo. Ma comunque in entrambi i casi io mi sarei fermata alla prima copia del primo libro. Tematica in questa risposta, però davvero io di serie non ne leggo. Potreste consigliarmi una serie valida nei commenti, che magari prima o poi ne rileggo un'altra. Sì, se guardo di là, perché guardo la libreria, guardo il casino che c'è e mi viene da piangere. Il tag è finito, vorrei sapere le vostre risposte qua sotto. Se vi è piaciuto o se avete altri tag da consigliarmi, scrivetemelo qua sotto in un commentino, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!